Gli errori del make-up, ahimè, quanti errori si vedono in giro di donne che si truccano male, nonostante possano avere a casa trucchi bellissimi e di marca, eccetera, eccetera, e bisogna sapersi truccare, non è semplice. Io dico, se uno deve fare i paciughi, è meglio che non si trucca. Comunque, adesso vi lascio al tutorial degli errori del make-up. Ci vediamo dopo. Rimango scioccata sempre di più, nonostante di quanti prodotti beauty riescono a vendere ultimamente, comunque le profumerie online, eccetera, palette, Huda Beauty, Fenty Beauty e tutto, di quanta gente di donne non si sa truccare. Allora, cosa comprate a fare questi trucchi? Per fare i paciughi, allora facciamo così: c'è una buona percentuale di donne che non si trucca perché non ha tempo, non gli piace truccarsi o insomma per diversi motivi. Poi c'è una parte di donne che si truccano proprio il minimo indispensabile: mascara, fondotinta, un rossetto, un lucida labbra. Poi ci sta una percentuale che si sa truccare benino, che fa nel suo piccolo quello che riesce. E poi c'è una parte che si sa truccare bene e c'è una grande parte di donne invece che non si sanno truccare per niente, fanno paciughi, però si truccano. Ecco, il problema è quello. Adesso vi volevo far vedere tutti, infatti non sono truccata, tutti gli errori che noto in giro di errori di make-up abbastanza, come posso dire, evidenti. La prima cosa che noto spessissimo sono le sopracciglia sbagliate su un volto, e questo è un problema perché poi, indipendentemente se ti trucchi o no, stai malissimo. Quindi le sopracciglia sono fondamentali, non devono essere né troppo fine, né troppo grosse, né troppo finte, né troppo chiare, né troppo scure. Vanno studiate a tavolino, non è che uno prende e fa così, bisogna andare anche da persone competenti se poi uno decide di tatuarsele. Se no, altrimenti se non decidi di tatuartele e stai seguendo un percorso per far diventare le tue sopracciglia giuste, di misura, eccetera, bisogna aspettare un pochettino che crescano nel modo giusto, perché magari le hai tagliate, le hai tolte troppe, eccetera. Quindi quella è la prima cosa importante, però rivolgetevi a persone professioniste, non fate da sole, non andate dai comunque tatuatori che fanno i tatuaggi per il corpo, perché non usano gli stessi prodotti che usano gli stessi prodotti per le sopracciglia. Ci sono invece dei prodotti a tattoo proprio appositi per il questa è la prima cosa fondamentale. E la seconda invece sono i trucchi, gli ombretti, che non vengono mai applicati come dovrebbero. Adesso vi faccio vedere una palette normale. In una palette normale, come vedete, ci sono diverse colorazioni, dal più scuro proprio, vedete, poi piano piano si chiariscono questi colori, fino arrivando proprio a quelli chiari chiari. Cosa significa? Che in una sfumatura dell'occhio ci devono essere almeno tre colori: uno scuro scuro, uno intermedio e uno chiaro per fare la sfumatura. Se tu metti un colore verde così sugli occhi e non lo sfumi, è un disastro. Adesso vi faccio vedere come spesso vedo, perché soprattutto ci vogliono anche i pennelli adatti. Quindi tu hai le palette belle, ma se non le sai usare non ci puoi fare nulla. Ecco, un errore che vedo spesso, adesso prendiamo questo verde. Prendono sia magari pennelli che poi di solito si hanno, però magari sicuramente non si sanno usare. Questo è un piatto piccolo, perché per gli errori che vedo in giro sicuramente viene utilizzato un pennello piatto e non da sfumatura. E quindi la prima cosa che vedo sono questi colori molto forti che non sono sfumati. Vedete, tipo così vedo spesso in giro queste cose assurde, ecco, che fanno l'occhio tutto impacciugato. A parte che ti rendono più brutta e che stai meglio senza trucco, però non puoi mettere delle cose sfumate. Vedete cosa succede? Proprio il fatto di questa zona qui esterna che non viene sfumata
E quindi si forma questa specie di pugno nero nell'occhio. Guardate come sta male. Cioè, vi rendete conto? Ecco, questo è un errore che vedo molto frequente, proprio, eh. Oppure vedo anche questo di errore, sempre con un pennello piatto, perché qui si devono utilizzare i pennelli da sfumatura, vedete? Se si usa questo, si sfuma. Vediamo se lo sfumo. A parte che con solo colore c'è poco da sfumare, però facciamo finta. Vedete che comunque già un po' migliora la situazione. Quindi se voi applicate con un pennellino piatto poi dovete comunque sfumare, però questi colori forti così poi sono un disastro. E un altro errore che vedo frequentemente è che si mettono i colori scuri, dice, ah sì, faccio una smokey eyes, faccio una smokey eyes con un bel marrone, cioè guardate come mi fanno brutto questi tipi di applicazione proprio. Pensate a chi se lo mette normalmente, che si mette il nero solo nella palpebra morbida senza sfumarla su. Guardate come sta male, cioè ti fa il pugno nell'occhio. Poi vabbè, io con gli occhi così incavati anche peggio, però cioè proprio bruttissimo così, mamma mia. Un altro errore frequente è l'eyeliner messo grosso in fondo, non con la righetta fine. Pure lì problematiche perché poi sono veramente brutti da vedere. Questo spesso lo vedo anche nelle ragazze giovani che magari hanno anche un bel viso, però poi se ti metti una cosa del genere è proprio brutta brutta. E soprattutto il pennino deve essere sempre fino, però se uno non lo sa utilizzare, succede questo qui che vi mostro adesso. Tante si fanno neanche in fondo, fanno una specie di, si mettono così e poi lo fanno grosso, quadrato. Tipo così, vedete? Soltanto che grosso così, ma poi a volte lo vedo proprio quadrato, non so se vi è capitato anche a voi. Cioè non lo fanno fine, ecco. Così lo vedo spesso, penso che vi sia capitato anche a voi, di vedere in giro. Mi raccomando, voi non lo fate però. E così, vedete? Un disastro. Vedete, però se già uno comincia a correggerlo anche con un cotton disc, piano piano fai un po' di prove a casa e piano piano impari. Vi direte, magari riuscissi a far così. Però, cioè, non mettete quelle cose così grosse. Poi, pure fatto l'eyeliner fino a metà, l'occhio te lo imbruttisce invece di migliorare, vedete? Cioè, bisogna allungarlo. E anche che non è delineato bene, spesso vedo, quindi bisogna stare attenti a come si fa assolutamente. Se non siete convinte o vedete che non è bello, lasciate perdere, non facciamo cavolate assolutamente, perché poi sta malissimo. Adesso io l'ho finato così, però vedete tutto spacciugato, non è semplice. Allora, poi un altro errore che vedo è il mascara messo male, tutto appiccicoso, proprio una cosa veloce messa qui che fa proprio due ciglia pietose, ecco, tipo così, ecco, che neanche si vedono, ecco, così. Vedete che disastro, ecco, questo è un altro errore che non va fatto assolutamente. Altra cosa che vedo, il mascara pacciugato, quindi tutto sbavato sopra spesso, perché una magari c'ha fretta, se lo mette così alla cosa del bagno e il mascara zacche te va a finire sopra, quindi poi la poi ce l'hai tutto sbavato sopra. Oppure sotto, che te lo metti anche sotto, non te lo fai asciugare bene, poi tocca magari e si sbava tutto sotto anche, vediamo. Vedete così che poi sbava, ecco, pure lì non ci siamo proprio in questa cosa qui, nel senso che se una se la mette sotto gli occhi poi o la fai la riga fatta bene, altrimenti dopo l'occhio non sembra bello. Se te lo metti dentro nella waterline, la matita, se la matita la metti nella waterline devi stare attenta a praticamente
a trovare una matita che insomma sia waterproof e che ti faccia più durare il... Comunque vedete qua, cioè se voi vi truccate male, mettete l'eyeliner, cioè ti invecchia un trucco del genere, bisogna fare attenzione, magari una è già grandicella quindi ti invecchia ancora di più, una che magari è più piccola ti invecchia lo stesso, quindi questo tipo di tecnica dell'eyeliner va messo ma in un contesto che si sappia, ci si sappia truccare. Altro errore sbagliatissimo è il fondotinta, perché vedo spesso colori di fondotinta sbagliati, proprio là il tipo di incarnato è diverso da quello che dovresti metterti, oppure è troppo scuro. Ad esempio io adesso sono in inverno per cui ho la carnagione un po' più chiara, di solito sono olivastra, questo è un colore che andrebbe bene messo a me d'estate, non adesso, assolutamente. E se vedete poi dopo mi fa troppa differenza con il collo, quindi da evitare queste cose qui, perché pure lì la pelle te la fa spenta, te la fa brutta, diventi un mostriciattolo. Ecco, questo è un errore frequente di sbagliare i colori dei trucchi, del rossetto, di tutto. Chi magari è olivastra si mette un rossetto rosa pallido per dire che sta malissimo, o magari chi è rosa, chi è pallida si mette un marrone scuro proprio. Cioè puoi metterti qualche abbinamento, osare, se sei in un contesto particolare che hai un trucco particolare, allora ok, altrimenti no. Ecco, poi un'altra cosa che si evidenzia parecchio quando ti metti i colori scuri, se poi non ti pulisci bene, è che ti rimane il nero sotto gli occhi, quindi bisogna fare attenzione anche a questa cosa qui. Anche spesso vedo il blush posizionato male. Prendo questo qui fucsia rosa di blush che sta malissimo per il mio incarnato e me lo metto qua. Spesso poi non lo vedo sfumato, oppure lo vedo così basso senza andare su e vedete come quel colore, il colore sbagliato come sta male. Illuminanti in giro, sinceramente non vedo tanta gente che si mette gli illuminanti, e a volte chi è capace ok, ma chi non è capace fagli pure dei paciughi incredibili. Avevo visto non mi ricordo chi era adesso lì al Festival di Sanremo che l'avevano truccata, però non è che si è truccata da sola, con un illuminante bianco, e praticamente c'aveva una riga così, e non sto scherzando, proprio che gli stava malissimo, vedete? Questo qui, il bianco, magari va bene per metterlo nell'arcata sopraccigliare per allargare lo sguardo, ma qui ad esempio a me sta malissimo, a meno che non me ne metto proprio un puntino, però guardate qua, poi sì, posso sfumare, però mi sta male, ma sì, ma poi gliel'avevano messo in mezzo qua proprio, vedete, guardate che sta. Un'altra cosa sbagliatissima è mettere una matita troppo scura sempre, e poi mettere la matita e il rossetto perfettamente è molto difficile, quindi meglio puntare su un colore nude, così non si fa un errore. Se tu cominci a mettere una matita troppo scura e poi ti metti un rossetto nude, dopo un po' il rossetto se ne va via, ti rimane tutto questo bordo più scuro che sta malissimo. Vi faccio vedere con un lucida labbra. Che magari all'inizio può anche non stare così male, però poi dopo... Cioè non, a me non piace questo effetto così proprio. Meglio mettersi lucida labbra da sola. Poi è inutile a sforzarsi, se si hanno le labbra fine, a mettersi dei rossetti scuri o troppo intensi, non stanno bene, meglio puntare sugli occhi sempre. Un altro errore che noto spesso lì nell'eyeliner, a parte così, anche così, che fanno solo una riga, così, fino magari, e poi così proprio. Vedete, tipo questo, così, anche questo. Quindi proprio ti piattisce l'occhio invece di allungartelo. Non ha senso. Poi se metti l'eyeliner, la bordatura devi farla anche sotto, non puoi tenere così, guarda come sta male.
A volte vedo anche solo che si mettono la matita marrone scura e basta, solo la matita, quindi pure quello non ci siamo proprio. Labbra grandi, labbra piccole, tipo così, che sembri un pagliaccetto, un Pierrot. Mancano solo le lacrime, ecco. A volte anche questo vedo che magari non sono truccate e si mettono solo questa cosa qua. Purtroppo dice: ma no, ma assurdo vedere delle persone in giro così. Purtroppo ci sono, perché magari gli piace anche truccarsi, cioè gli piacciono i trucchi, ma non sono capaci. Quindi consiglio magari di fare anche un corso di self make-up, che vai dalla truccatrice, ti trucca mezzo viso e l'altro lo provi a truccare tu, come a volte si vedono in televisione. Ma da sola fare questi paciughi allucinanti. Questi parlo di paciughi che si fanno dai 15 anni, perché adesso le ragazzine con questi più di 15 anni fino ai 70 anni. Fa ridere a vedermi così, perché dice te se può guardare, però purtroppo la realtà è questa qui, che spesso proprio non, poi magari uno si trucca, poi qui non ti trucchi, poi ti vai a truccare il viso. Il problema principale è che magari le donne hanno anche tanti bei trucchi, ma non si sanno truccare. Quindi io consiglio magari di farsi un corso anche di self make-up, che si vedono anche in televisione, ti fai truccare dalla truccatrice mezza parte e dopo ricrei tu il tuo make-up, richiedi quello che preferisci, lei ti aiuta, ti spiega e poi prova e riprova così. Però è logico, se non sai fare certe cose, ma non uscire in questo modo, cioè non ti vedi quando fai poi i selfie, perché poi tutte queste si fanno i selfie, io le vedo anche su Instagram, no? Capita. E cioè, si vede, insomma, bruttissime, con questo eyeliner soprattutto, allucinante, per non parlare a volte delle ciglia finte, che capita pure quello di vedere dei paciughi, oppure l'extension delle ciglia che sono troppo basse, quindi ti va l'occhio, ti cade giù. E questi sono errori che si fanno dai 15 anni agli 80 anni, non c'è distinzione di età, quindi stai male quando sei più piccola e quando sei molto più grande, quindi evitiamo. Se volete chiedetemi consigli a me, non c'è problema. Comunque avete visto, quando vi capita di fare questi errori non li fate, spero che non li fate voi, io parlo in generale. E comunque poi girerò un video apposito per le over 40, cosa è meglio e cosa non è meglio, perché a volte si dice: ah no, non si possono mettere questi ombretti perché sono per ragazze giovani, ma non è vero, non c'è date rette, perché ognuno si può mettere tutto quello che vuole, bisogna saperlo mettere bene. Ecco, questo è il contesto generale. Avete visto che disastro con questi trucchi sbagliati, questi errori? Secondo me questi sono quelli più frequenti che si vedono in giro, troppo illuminante, l'eyeliner soprattutto messo male, poco mascara o tutto l'ombretto che non è sfumato, sopracciglia errate, eccetera. Quindi cerchiamo di evitare queste cose soprattutto, e se uno non riesce non lo fa, fai fino a dove riesci ad arrivare, altrimenti come dicevo prima, ti fai consigliare. Secondo me questi video qua sono utili, perché uno a volte non si rende conto che sbaglia a truccarsi, però nessuno te lo dice. Ovviamente io pure quando sono in giro non è che dico: guarda, sei truccata male, o guarda che l'eyeliner non si applica in questo modo, non dici niente, però poi alla fine c'è sempre qui la ciliegina sulla testa, cioè mi viene voglia di dirglielo per non farla andare in giro così, però poi dopo le persone ci possono rimanere male, allora non dici niente. Poi se mi chiedono un consiglio o un mio giudizio, allora lì sì che glielo dico, o se si entra nel discorso, allora certo che il trucco per una donna è importante, però la deve abbellire, non la deve imbruttire. Il problema è questo qui. Vorrei sapere da voi se vedete in giro qualcosa qualche paciugo del genere, o se vi capita a voi che fate qualche paciugo del genere, eccetera. Il problema è che adesso ci sono tanti trucchi, quindi c'è l'imbarazzo della scelta a comprarli qua. Vorresti usarli tutti, però non sai usarli, non sai sfumarli, non sai pennelli, quindi bisogna fare molta attenzione. Se
fa, se, altrimenti si fanno un sacco di paciughi. Prima c'erano solo pochi ombretti, decenni fa, quindi uno usava quelli e faceva meno disastri. Io e la Lady vi salutiamo, ci vediamo molto presto con un altro video, vero? Tu ti trucchi o non ti trucchi? Ma come ti trucchi? Ciao, un bacione, a presto, ciao ciao! Ciao 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 Lady!